Cosa abbiamo oggi? Il gatto. Il gatto. Ciao gatto. Oggi abbiamo il gatto. E allora, che cosa abbiamo oggi, Vanessina? Ah, l'Ipercop. Cosa facciamo all'Ipercop? Io, non tu. Beh, io no di sicuro. Se mi metto io, guarda, faccio ridere Mi fuori. esibisco. Ti esibisci con chi? Con la scuola di pop. E fai un'esibizione al centro commerciale di Siamo andati Novara. noi due. Esatto, di Novara. Sei agitata? Un pochino? Visto che ti sei svegliata presto, sei stata bravissima. Facciamo matematica così non abbiamo più pensieri, se no li devi fare questa sera perché non sappiamo quanto dura l'esibizione. Siete più gruppi, sempre della nostra scuola. Come si chiama la tua scuola? È la lavatrice, amore. Danza Novara. Vuoi fare colazione adesso? No, tu perché? No, Vane, fai matematica. Gita. Amo, ciao, come stai? Allora, ascolta Anastasia, adesso Vanessa è andata a farsi la doccia e lavarsi i capelli. Tra poco pranziamo perché poi dobbiamo andare all'Ipercop a vedere Vanessa. Vanessa, certo. Quindi, quando te lo dico io, ti stacchi un attimino. Tu ieri hai già fatto tutti i compiti, anche Vanessa, tutti i compiti per domani, appunto, perché oggi eravamo super impegnati. Vieni a mangiare, ok, amore? Sto facendo una Ok. minestrina leggera, così poi facciamo una super merenda lì all'Ipercop con la nonna Elisa. E la zia Claudia. Andiamo a vedere se Vanessina ha finito di fare la doccia. Così mangiamo che poi dobbiamo andare. Vane? Sei in doccia ancora? Ok. Ci vuole molto? Perché il pranzo è pronto, volendo. Il pranzo è pronto? Dai, fai in fretta, ok? Bella voce! Vedo che siamo tutti messi bene. Dopo Anastasia, adesso tocca a me e a te. No, no, guarda, ti devi curare, Vanessa. No, ti devi curare, stasera ti devo dare qualcosa. Mamma, cosa? Non riesco. Ho sentito, non va bene. Perché hai il catarro. Vane, ascoltami. Vado a lavarmi i capelli e poi andiamo, ok? Tu sei praticamente pronta, Sì, giusto? sono pronta. Abbiamo cena, pranzato, ok, dai, ci vediamo tra poco, va bene? Cucciolini, ciao, ci siamo, manca veramente poco, stiamo andando al centro commerciale San Martino di Novara perché tra poco inizia l'esibizione di Vanessa, ma non solo di Vanessa, di tutta l'Accademia della Scuola Danza di Vanessa, quindi ci vediamo tra pochissimo. Andiamo? Sei pronta? Fatti vedere. No, dai, non farci vedere nulla. Dai, no, ancora lo devi ripassare, tutto il giorno che ripassi, basta, tanto lo sai fare, brava, bello, proprio questo, sì. Fai vedere solo quel passo che piace a me. Aspetta. Boh, non lo so, adesso lo scopriremo. Andiamo. Comunque, amore, sei bellissima, come sempre. Sei agitata? Bene. Ani, ci sei? Sei curiosa? Se vuoi toglierti la felpa, toglila perché si muore di caldo. Io sono sconvolta da queste temperature. Tu sei pronta? Andiamo. Ok, ragazze, siamo arrivati. Abbiamo visto dove sono. Vanessa si sta scaldando. Andiamo. Ciao, Ciao, nonna ci sono Elisa. anch'io, Come stai? Bene, bene. Ti stanno aspettando. Guarda, tutti qua i ragazzi. Adesso devi mettere la loro maglietta, Fanno tutti fare un saggio di danza. Allora, Vane, nei camerini mettiamo la magliettina. Basta che togli quelle, tieni. Ciao Tere. Allora, Anastasia, non possiamo svelare troppo delle loro prove, ok? Perché altrimenti vedono lo spettacolo. Questo biscottino chi lo mangia adesso? No, io non lo voglio. Dai che tra poco iniziano, stanno annunciando l'inizio, quindi stanno invitando le persone ad avvicinarsi e tra poco vediamo la super Vanessina che si esibisce. Vuoi continuare anche tu a fare i pop? Ci pensiamo un po'? Dai. Perché devo fare l'arrampicata. Vuoi fare arrampicata? Tanto venerdì abbiamo la prova di arrampicata. Prove da dietro uno specchio.
Vi aspettiamo qui, stiamo iniziando. Passiamo a un'altra dimensione. Loro sono i più piccoli del corso di hip hop seguito dal nostro straordinario maestro Samuele Evangelista, che si esibiscono in questo quartetto, vero? Le conosciamo prima o le volete conoscere prima o dopo? Vediamo. Prima o dopo? Allora non sento, scusate ma non sento. Prima! Prima, dicono. Allora, vediamoli, chi conosciamo è un po'. Allora, tu chi sei? Mattia. Quanti anni hai? 9. E perché fai pop? Perché è il mio stile. A chi mi ha capito? Sicuro di sé. Poi vediamo, andiamo avanti, il quartetto. Tu chi sei? Vanessa. Quanti anni hai? 10. Perché hip hop? Mi piace. Mi piace, giustamente, perché si fa una cosa che non piace. Creata dal nostro maestro Samuele Evangelista. Vi ricordo sempre che i nostri corsi sono aperti e che potete chiedere tutte le informazioni. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Canale dei nostri piccolissimi hip hop. Chiedete tutte le info per avere le vostre informazioni su voi con i vostri corsi preferiti. Sei stanca, hai sonno e hai fame. Senti, ti sei divertita però? Noi ci siamo divertiti tantissimo a ballare per 3 ore di fila. Tu sei stata bravissima, tu e tutti i tuoi compagni e anche tutte le altre discipline sono stati fantastici. Adesso siamo da nonna Elisa con Anastasiuccia, anche lei stanca e affamata. Ceniamo e poi andiamo a casa a far la nanna. Va bene? Se riusciamo, sì. Siamo tornati a casa, come stai? Bene. Cosa stai facendo? Ma che cos'è questo? Soltanto Nesquik? Latte cacao. Ah, ma c'è il latte dentro? Mi pareva una tazza solo di Nesquik. Mi stavo un attimino preoccupando. Hai sonno? Io tantissimo. Ci guardiamo un pezzettino di film, tanto sono ancora le 7:30. Wow, è presto. Che bello. Facciamo lo zaino subito per scuola. No, no. Ciao amore, ecco, brava. Facciamo la giustificazione perché venerdì sei rimasta a casa, va bene? Sì. Bravissima. Dai, andiamo a fare lo zaino così ci togliamo il pensiero e ci guardiamo un film. Stasera è presto, riusciamo a vederci un film. Tu? No, lo facciamo insieme? Ok. Dai, tu vieni. Sei lì. Eh? Tu sei lì. Io sono lì? Tu stai lì, io sto qui. Se io sto lì e tu sei qui, lo faccio io. Insieme. Dai, vieni. Questo è volume D. E quindi non è da portare. Solo volume B.
B come Bologna, come babbuina. Questo cos'è? Amore, ce ne sono 5 di scienze. Ne mancano 2. A, oh, l'ultimo! Incredibile! Comunque non l'abbiamo ancora messo in ordine i libri, eh. Ah, gli esseri viventi. Ok. E poi? Grammatica, quello principale, quello grosso. E qua? Mamma che ordine. Ma questo l'ho tolto perché è caro. Brava, sì, ma infatti vanno messi là, proprio perché qua non si capisce niente. Ah, Vanessa, se prendi il diario sappiamo anche le materie che ci sono. Questo credo sia grammatica. Tieni. Questo. E poi non so cos'altro hai, devi guardare. Tieni. Mamma Vanessa, non ti ammalare perché non puoi perdere scuola, eh? Siamo alle medie. Ed è un bel casino. Italiano. Italiano? Sì. Italiano grammatica. Italiano epica. Ah. No. Italiano grammatica, sì. Italiano storia. Epica anche. Epica. Lingua inglese, scienze, scienze e musica. Ok. Allora amore, adesso andiamo a dormire, eh? Giornata impegnativa. Sei stanca? Buonanotte. Complimenti, sei stata bravissima. Grazie. Ane? Ehi? More? Vane? Andiamo a fare le prove? Oggi è sabato. Andiamo? Tra un'ora dobbiamo essere fuori, eh? Ok? Amore? Sei arrabbiata perché ti ho svegliato presto. Non ti ho svegliato presto. Pensavo facessi colazione, invece non hai fame. Adesso sai cosa dobbiamo fare? Andiamo a prendere l'acquetta in macchina, eh? È già in macchina. Ma è calda, la dobbiamo cambiare. Vabbè, vado io, non ti preoccupare, ok? Sei stanca? Pensa stasera. Andiamo, Vane? Andiamo a fare le prove di stamattina, poi torni a casa alle 1:30 e poi stasera alle 6:30 rientri e poi ci vediamo al saggio noi. Mm-hmm. Sei agitata? Un po' sì, vero? Stai calma, amore, rilassati, fai 2 bei respiri prima di iniziare, eh? E non pensare a niente, va bene? Fai finta che noi non ci siamo, hm? Infatti non ci siete. No, stasera ci saremo però. No, adesso. Adesso no, assolutamente. Queste sono prove. Dai, andiamo. Io e te siamo tornate a casa. Vanessina l'abbiamo lasciata nuovamente a teatro per le quasi ultime prove, perché poi anche stasera alle 6:30. Adesso noi mettiamo in ordine casa perché c'è un disastro, perché continuiamo a uscire per fare queste prove. Poi all'1:30 si riva a prendere Vane o forse va papà. E dopodiché si inizia a fare i capelli, trucco, dobbiamo andare a fare il trucco della mamma di Teresa, eccetera, eccetera. Va bene, ma mettiamo in ordine, eh? Mi dai una mano? Sì. Grazie. Andiamo a fare il frisè? Ani? Ani? Anastasia, dove sei? Ani? Ani? Ma allora! Andiamo a fare il frisè? Andiamo a fare il frisè? Eh? Vediamo chi vince. Eh sì, certo. E io. Guarda che cadi, guarda che cadi. Hai vinto. Sei troppo veloce. Allora, iniziamo. Iniziamo a fare il frisè. Poi quando torna Vanessa devo farlo anche a lei. E sarà lunghissimo perché Vanessa ha miliardi di capelli. Meno male che i tuoi sono più sottili. Pronti? Allora, amore, abbiamo dovuto interrompere il frisè, qualcosina si vede, perché la macchina che avevamo per fare il frisè era un pochino leggera e quindi, visto che Vanessa ha tantissimi capelli, con questa macchina non sarei mai riuscita a fargliela, quindi abbiamo mandato papà a comprare una nuova macchina per fare il frisè, sì. Ok? Quando arriva tra poco insieme alla Vane, perché Vanessa sta per finire le prove, e poi la proviamo anche su di te. Prima però faccio Vanessa, perché è quella che insomma deve fare il saggio e deve essere sicuramente pronta. D'accordo, amore? Sì. Amore, bentornata. Come stai? Sì. Stanca? No. Praticamente siete andati lì alle 9:30, siete usciti all'1:30 e in quanti minuti avete fatto le prove? Noi? Sì, tu. Non so, 5 minuti. Cioè, e adesso io dico, no? Ma che senso ha avuto andare lì 4 ore per 5 minuti di prova? E cosa avete fatto in questo frangente? Niente. Abbiamo mangiato, abbiamo mangiato cracker e biscotti che hanno portato. Poi ci siamo vestiti, vabbè.
Di che cosa ti sei vestita? Con quelli sì, delle... Sì, ah, me li avete sì. messi? Il pantalone com'è? Ti do fastidio? No, no, mi sono abituata. Infatti, è solo una questione di... Devi prendere la forma del corpo, delle gambe, capito? Sì. C'erano delle maestre brave che chiamavano i bambini amori. Davvero? Sì. Quelli che vi facevano ripassare oggi? No, che stavano con noi, tipo dei bambini un pochino più piccoli. Come si chiamavano? Non lo so, come si chiamano? Allora, una Roberta. Sì. E l'altra Sonia, forse. Ok. Senti, com'è andata oggi? Meglio rispetto a ieri? Sì. Sei andata un pochino più tranquilla? Sei più tranquilla? E alle 6:30 c'è Samuel però, giusto? Sì, sì. Oggi non c'era. Lo so, è a Milano. Mi raccomando stasera, Vane, Sì. Stai calma, respira e fai finta di essere a casa con noi. Anastasia, cosa stai facendo? No, perché se penso qualcosa mi viene da sbagliare. Non pensare a niente, tu devi andare in automatico, tu sai quello no, che devi fare. No, infatti io ci sono andata in automatico e non ho sbagliato nulla. Certo, tu non devi pensare, mai, anche a scuola quando hai un interrogazione. Però mi devo ricordare le mie pose, dove sono. Ed è difficile? No, perché magari alcune volte ti sbagli. E fa niente, se sbagli torni al tuo posto, fai finta di niente. Tutti sbagliano, anche dei grandissimi professionisti fanno finta di niente e continuano e vanno avanti, ok? Fatti 5, amore. Sono troppo contenta, non vedo l'ora di vederti stasera. Papà ha comprato la piastra perché i nostri cucciolini sanno perfettamente che io stamattina ho tentato di fare il frise ad Ani, che poi in realtà è uscito. Solo che ci stavo mettendo una vita e ho pensato che i tuoi capelli, essendo molto più spessi, sarebbe diventata un'impresa. Allora ho detto a papà di comprare una piastra, ma mi sembra peggiore dell'altra. Adesso la proviamo, ok? Poi mangiamo, che dobbiamo lavarci, fare il frisè, andarci. Ti devi lavare. I capelli. Secondo me è meglio che li lavi. Allora, vediamo che ore si fanno, perché asciugare i tuoi capelli ci vuole mezz'ora. E se non ho tempo, sei pazza. Va bene, proviamo la piastra. Abbiamo provato un pezzettino, cucciolini. Esatto. Togli le mani perché altrimenti. No, sono un po' disperata io con queste piastre, devo dire la verità. Forse perché io non le ho mai utilizzate per il frisè. Guarda. Sì, va bene, dai. Non tocchi, magari va via. Esatto, guarda. Non toccarli troppo. Ok, va bene. Ti ho comprato le forcine da portare. Ti hanno chiesto le forcine? No. Le vuoi portare oggi? Perché? Se mai vi servono a mettere i capelli così, che ti danno fastidio davanti agli occhi. Ok. Tanto le ho comprate, sono tante. Abbiamo pranzato, cioè io ho pranzato. Tu, allora Vanessa dimmi una cosa, sei agitata? No. È da ieri sera che non mangi? Però hai mangiato lì, nelle 4 ore di buca, hai mangiato lì, va bene. Tu hai mangiato il panino prima, ok, fatti la doccia e adesso ti faccio un po' di frisè con la nuova piastra di papà, va bene? Su, che poi dobbiamo andare a truccarci. Tata, sei tutta profumata e adesso facciamo il frisè. Abbiamo optato per la piastra che ci ha prestato Teresa perché ha l'impugnatura per le manine e così non mi brucio. Va bene, dai, facciamo perché sto impazzendo, siamo solo all'inizio. Cuccioline e cucciolini, finalmente ho finito di fare il frisè a Vanessa. È stato molto lungo e oltretutto secondo me non è nemmeno perfetto perché voi conoscete benissimo Vanessa, sapete quanti capelli ha, ma adesso ve la mostro. Ecco a voi Vanessa col frisè. Oh. Amore, fatti vedere bene che sei sdraiata. Allora, Vanessa è stanchissima e vuole fare un riposino. Poi mi svegli quando hai finito di fare la sì, adesso mi lavo io. Fatti vedere bene, sollevati un secondo. No. Lei non si piace per niente, invece secondo me sta bene, sembra una leonessa. Allora, è anche giusto che lei non si faccia vedere troppo. Comunque, adesso io mi vado a fare la doccia e poi andiamo a truccarci. Andiamo a casa di un'amica di Vanessa e la sua mamma le farà il trucco. Guardate ragazzi, Vanessina si è addormentata perché è distrutta. Il problema è che io le avevo fatto il frisè, speriamo che sia rimasto. Adesso però dobbiamo andare, la devo svegliare. Vane? Ti devi svegliare, amore. C'è Maura che ci aspetta per fare il trucco. Amore, sei stanca? Riposato un pochino? Hai fame, tesoro? Sì? Cosa ti preparo? Che lo mangi prima di andare da Maura? Pane prosciutto con la Nutella? Pane. Con prosciutto? No. Nutella? Va bene, un paninetto, Ma sai che i tuoi capelli si sono raddoppiati con questo frisè? Hai caldo? Sembrano ancora più folti. Teresa, ciao Tere, sei bellissima. Sembra una balletta. Guarda, faccio anche una. Facci un pezzo di balletto. Sì, esattamente quello che farai stasera, infatti. Senti, va Teresa, sei emozionata? Gli hai messo la lacca mentre gli facevi? No.
No? No. Ma sono caspissimi. Sì, lei ha dei capelli incredibili. Anche tu sudi in viso, come la Teresa? Ma dai, continuava a ridere mentre mi truccava. Chi, non lo so perché. Cioè, non rido mai quando il trucco ride. Ma non ridere che ti sciogli, che sudi. Ride perché secondo me è emozionata. È l'emozione. Vediamo se ride anche la Vane adesso. Work in progress. Trucco finito, fatti vedere, Vane, guardami, mamma, guardami, mamma mia, sei stupenda, amore. E anche tu sei stata un po' truccata, amore mio, eh? Come ti senti? Emozionale, adesso andiamo a prendere papà. Adesso andiamo a prendere papà e andiamo, ok? Se ti vuoi mettere delle forcine, le metti, sono in macchina, adesso lo chiamo. Siamo arrivati, adesso entri, fai le ultime prove, poi ci vediamo alle 8:30 per il saggio. Mi raccomando, stai calma, stai serena, non pensare a niente, solo i passi, ok? Sei pronta? Benissimo. No? Vedi, devo essere. Sei arrivata, sei bellissima, sembra che hai 25 anni. Bellissimo questo frisè. Allora sono invecchiata. Bocca al lupo, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe? This is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? E grazie mille a tutti che ci seguono, siamo arrivati ai 100.000, grazie mille, un bacione. E ragazzi, salutiamo una bimba, Emily, un bacione anche ad Emily di Cremona. Ciao! È arrivata!
campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male. Prestando